Siamo con Franco De Domenico, candidato sindaco del centro-sinistra, che oggi ha presentato parte del suo programma elettorale. Quali sono le priorità per Messina? Ma guardi, le priorità per Messina sono tante. Noi diciamo, abbiamo individuato 10 punti programmatici e un prepunto che è essenziale per noi, una vera priorità, che è quello della riorganizzazione della macchina amministrativa. Qualsiasi progetto per la città, qualsiasi programma, non si potrà attuare se non prima si riorganizza la macchina amministrativa attuale, che mostra delle criticità talmente elevate da non poter consentire di qualsiasi ragionamento. E allora noi abbiamo immaginato di rivedere non solo la pianta organica, ma anche il numero dei dirigenti e soprattutto le posizioni organizzative intermedie, che sono il punto fondamentale della riorganizzazione, attribuendo ai livelli intermedi di responsabilità in relazione alla complessità delle pratiche da esitare e in relazione alla capacità dei funzionari. Lei nel suo programma elettorale ha parlato anche di decentramento in vista del referendum. Il decentramento è un altro punto importante per portare avanti l'azione amministrativa, ma deve essere un decentramento effettivo, non un decentramento sulla carta, perché altrimenti reiteriamo vecchi vizi che sono stati portati avanti in questi anni, in cui il decentramento era solo formale, non anche sostanziale. Per essere sostanziale, il decentramento bisogna attribuire alle municipalità risorse, uomini, funzioni e capacità operativa per poter dare alle persone e alle periferie risposte efficienti e concrete. Cosa intende invece quando parla di una Messina smart? Una Messina smart è una Messina intelligente, una Messina aperta, una Messina che guarda le migliori esperienze nazionali e internazionali, e questo presuppone che ci siano fatti degli investimenti orientati verso le nuove tecnologie, che non sono solamente un pezzo ma sono uno strumento per dare un futuro migliore alla città, per connetterla col resto del mondo, per offrire servizi più a portata di mano, per dare trasparenza all'azione amministrativa e soprattutto per consentire un più agevole dialogo tra amministrazione e utenza. E un ultimo punto uno degli ultimi punti del suo programma è quello di creare una piattaforma per il fuorisede, una sorta di settima circoscrizione. Sì, è una circoscrizione virtuale in cui noi vogliamo valorizzare l'apporto che i messinesi, che diciamo sono costretti a stare fuori città per lavoro, per studio, possono sentirsi connessi con la città e fornire esperienze, confrontarsi, sentire parte integrante di una comunità e quindi creare quello scambio di idee, di esperienze, di culture che possono essere di grandissima utilità per la città e creare presupposti per un ritorno dei cervelli.